Buongiorno a tutti. Mi sono svegliato qualche minuto fa perché ho preferito lavorare su quella che secondo noi ora diventa fondamentale come sostegno concreto a tutte le famiglie che sono in stato di necessità. Abbiamo lavorato tutta la notte a rimodulare tutti i fondi che sono destinabili per la strategia Messina Famiglia. Noi non stiamo assolutamente pensando e non distribuiremo soldi, ma prenderemo dai 15 ai 20 milioni di euro, 15 milioni già stanotte siamo riusciti a individuarli, e creeremo questa card per l'acquisto dei beni di prima necessità, fondamentalmente beni alimentari, e sarà utilizzata appunto per i beni di primaria necessità. La delibera abbiamo cominciato già a preparare e dovremmo riuscire entro lunedì a fare il provvedimento. Nel frattempo intanto stiamo andando avanti con tutta la rete del volontariato. Non ci risulta che ci sia allo stato attuale una famiglia dico, che non abbia ricevuto assistenza da parte nostra, sia materiale e sia morale, e naturalmente andiamo avanti perché la logica oggi è quello di considerarci una grande famiglia e nessuno si deve sentire escluso. Stiamo anche lavorando su altri fronti, perché oggi diventa indispensabile che nessuno rimanga escluso dalla concreta solidarietà che siamo riusciti a far scattare in città, e di questo ringrazio sempre tutti, dai volontari, dalle associazioni di volontariato, e ovviamente in tutto questo oggi vedremo anche di individuare altre misure che possano dare un ulteriore segno di sostegno. Stiamo facendo anche una valutazione riguardo anche a quelli che sono per ora gli affitti. Allora, noi in questa delibera sospenderemo il pagamento degli affitti, nel senso che non sarà richiesto, perché qua il problema non è solo la sospensione, attenzione, di questa fase, perché poi ci dobbiamo riprendere tutti. Allora, ormai siamo arrivati alla determinazione che dal mese di marzo, quindi da questo mese che ormai ha coinvolto la tragedia, ha fermato il sistema, non solo bisogna sospendere, ma dobbiamo creare le condizioni affinché non venga richiesto il pagamento, e di conseguenza rivedere tutta l'impostazione, che significa che per esempio circa 2.000 inquilini del comune di Messina avranno l'esenzione del pagamento dell'affitto fino a quando durerà questa fase di emergenza. Quindi non si tratta di sospensione e basta, ma la stessa cosa ora la daremo come indirizzo per farla in tutti i servizi municipali. Quindi andremo a dare l'indirizzo per l'acqua, per la spazzatura, per tutto ciò che sono i tributi. Noi puntiamo non alla sospensione ma all'esenzione, quindi intanto non si paga, ma faremo in modo tale da rimodulare nelle nostre casse la possibilità di esentare. Questo aspetto diventa anche importante, secondo me lo lancio come ragionamento per tutti, anche gli imprenditori che hanno chiuso l'attività e avrebbero un affitto da pagare. E dico ai proprietari, è ovvio che in questo momento nessuno di voi si porrà il problema di procedere per pretendere la riscossione. Vediamo se possiamo anche qui studiare una soluzione dove il comune per questa fase vi verrà incontro, pur se non subito, ma almeno una garanzia che per queste situazioni possiamo affrontare noi il pagamento per le locazioni di questo periodo. Dico poi anche agli impiegati comunali, a tutto il sistema, circa 1.500 dipendenti
compreso le partecipate. Buona parte per ora siete a casa. Passatevi la mano sulla coscienza, perché lo stipendio lo state prendendo. Noi vogliamo anche valutare se ci sono le condizioni di inserire un cosiddetto contributo di solidarietà da parte degli inquilini del palazzo, partendo dal sindaco, dalla giunta, dai consiglieri comunali e da tutti gli impiegati. Se per il mese di marzo, il mese d'aprile, rinunciamo a una parte dei nostri emolumenti, li mettiamo a disposizione delle famiglie, è cosa buona e giusta.